Bastava vedere le facce di quelli di Forza Italia, dei berlusconiani. Il corteo di ieri per il 2 giugno, organizzato dal centrodestra, è cavalcato tra l'altro dalla solita destra fascista anche, e ora anche arancione, che si imbuca dappertutto, è stato il gran baccano che ci si aspettava. Tutto grida e poca politica, condito da un ripetuto fiero Conte, Conte, vaffanculo. Continuavano così, Conte, Conte, vaffanculo, come allo stadio, Conte, Conte, vaffanculo, è risuonato per tutta la giornata. Del resto, sfanculare gli avversari come modalità politica dalle nostre parti purtroppo funziona, almeno all'inizio. Ovviamente niente mascherine, non sia mai. Questi che si fiondano contro il governo alla fine vorrebbero anche accontentare coloro che vivono di complotti facili per avere qualcuno da odiare. E quindi era inevitabile che non indossare le mascherine divenisse chissà che forte rivoluzionario gesto di ribellione. Poi ci sono i selfie, tanti, tantissimi. Selfie con Salvini, selfie con Giorgia Meloni, la politica dell'avanspettacolo che ha bisogno di un'immagine da poter condividere su Facebook. Fotografarsi con il caro leader in barba a tutte le regole di sicurezza, per questi li fa sentire tutti dei Don Chisciotte che vanno alla conquista della Mancia. Beati loro. Questo non è il mio centrodestra, ripetevano gli elettori di Forza Italia. E guardate che farsi insegnare le buone maniere da un berlusconiano, dico, dimostra già il limite in cui siamo. Tajani, infatti, è più che perplesso. Ora, provate a fare un riepilogo della giornata. Violazione delle norme di sicurezza, assembramenti, vaffanculo e selfie. Lo spessore di certa destra italiana è tutto qui. Tutto così, proprio nel giorno in cui Mattarella, dalla martoriata città di Codogno, invitava tutti alla responsabilità istituzionale. Sì. Loro fanno baccano e la chiamano politica. Non si registra una proposta, una, che sia una. La distruzione dell'avversario e la creazione di un nemico immaginario, se serve, quando serve, è la pratica social ed è anche la pratica sociale, cioè fanno quello in piazza. Fanno baccano e la chiamano politica. Però attenzione, finché funziona, finché qualcuno non si fa male. I 20 americani ci dicono che è un gioco pericoloso e non solo per la democrazia, come continuiamo a ripetere. Ci muoiono le persone alla fine a continuare a soffiare sempre sulla propaganda. Buon mercoledì.